Sono Marcello Presenti, per tutti Cello. In questo video vedrete un trono di gomme, una bici da downhill vecchia di 20 anni, su un tracciato odierno, con degli ospiti seduti sul trono di gomme e in bici, che verranno poi cronometrati per finire sulla classifica. E tutto questo si chiama Game of Tubes. Benvenuti nella prima puntata di Game of Tubes, sia inizia la storia. Come ospite abbiamo piacere di avere ospite. Uno piacere, al grande piacere ospite, di avere ospite in questa puntata. Una donna. Ho voluto dare priorità al sesso femminile. E come ospite arriva da un secondo posto in Coppa del Mondo da Enduro. Un bel applauso per Gloria Scarsi. Forza! Prenderà posto sul trono di... di gomme. Pubblico pagante. Sei a tuo agio sul trono? Adesso sì. Ok. Raccontaci un po' della gara. Ti aspettavi un risultato così? Cambiate le domande. L'hai cambiato, sì, vero? Sì. No, non me lo aspettavo così bello. Speravo di fare bene. Sapevo che sul podio potevo arrivarci ed è andata bene così. Quindi sono stata felicissima di questo risultato. E cosa hai fatto il sabato sera per festeggiare? Sono stata 20 minuti in piazza. 20 minuti fino alle 5 del mattino. 20 minuti fino alle 5 del mattino. Fino alle 5 del mattino, sotto voi. I primi 20 me li ricordo, fino alle 5. Fino alle 5 poi è stata rapita dagli alieni. Esatto. Grazie Caimano. Complimenti. Il risultato, prima atleta italiana a fare podio in una categoria elite nell'enduro da quando esiste, dal 2013. Applausi finti. Cambiando discorso, tu vieni dalla strada come me, veniamo dal ghetto. Quando hai fatto il passaggio da strada a mountain bike, cos'è che ti è venuto più difficile? Sicuramente prendere la velocità nei sentieri stretti e a livello un po' di tecnica. A livello di allenamento invece non ho mai avuto grandi differenze. E invece il tuo punto forte nella guida, appena hai cominciato hai detto qua sono bravo. Non avevo condizione, quindi quando c'era da mollavo, se dovevo tirare delle mie, tiravo. Ti direi di raccontare per i nostri YouTube spettatori un'avventura che hai fatto sia nella tua carriera su strada, che ricordiamo campionessa del mondo, non mi ricordo, aspetta, non posso, in che specialità? Junior, quartetto. Ok, seguimento. Sì, europea, pronto? Quartetto, scratch, eliminazione. Campionessa del mondo, ok. Su pista di tutte le categorie possibili. Allora, raccontaci un'avventura che hai fatto sia quando correvi su strada, ricordiamo ex campionessa del mondo junior con la nazionale italiana nel quartetto in seguimento, o anche in mountain bike, tipo le tue prime gare o le ultime, o quando la tua prima in coppa, quello che vuoi, che faresti o che non rifaresti. Mountain bike, seconda uscita della mia vita, faccio un salto, cado, mi apro a metà il labbro. Quello non lo rifarei più. No. Strada... Ma sei ancora il sinistro? Sì. Strada... Non ricordo. Abbiamo fatto festa, il giorno dopo avevo una gara, siamo tornati alle 3 del mattino con il mio direttore sportivo, ancora ubriaca, sono partita e ho vinto la volata di 4 metri. Avevi preso della bella su benzina. Aspetta, su Martina Fidanza, quindi non è una che va piano. Ancora in attività. Esatto. I convenevoli sono stati fatti, l'ospite è stata presentata, ma siamo qui per un altro motivo. Sono qui per un altro motivo. It's a pleasure to meet you, pleasure to meet you. Piacerebbe metterglielo, però. Prendere i tempi con una bici antica, che avete visto nella puntata 0, una vecchia 26 che avrà 20 anni, avrà la sua età, eccola. E vediamo un po' come se l'è cavata la nostra atleta. Abbi pietà delle camere d'aria, quello sì. Oddio, oddio.
the two-wheeler. Oddio. Il muro fa paura la prima volta. Oddio. Siamo allegri lì davanti. Come va con i flat? Malissimo. Non ci arrivo tra discese. Finisce qua poi, eh? Vedo del bel ritmo qua, eh! O mi sbaglio, si stia prendendo gusto! Io tirerei il doppio! Ah! Ah! Linea conservativa nel muro. È preso per caso un colpo lì. Ma è caduta la catena? Affanculo. Ah, tanto c'è il monocross che spinge. Falla bene questa curva, mi raccomando. Pompa, tu usa... No, dovevi usare... Ah, le due sbobbe. Va bene, va bene, va bene. Velocità. Vuoi mica una spinta? Dove cazzo uscì? Vabbè, stava a pedalare. Mi sembrava strano che uscisse da lì. Ci pedalavo, era dura. Magari si era un attimo incatricchiato. Vabbè. Si è bloccato così il pedale. Vabbè, meglio non aver sforzato e rotto che... Bene. Rieccoci qua in studio, sempre con la nostra ospite. Dici un po' com'è andata l'esperienza con le bici di una volta. Bene, avevo solo un problema, non sono mai andata in discesa coi flat. E ogni tanto mi si staccavano i piedi sui pedali. Come me. Però per il resto bene, sono stata contenta. Grazie. Andiamo a vedere i tempi. Anche tu ospite. Madonna, sei incollata. Cello, cosa è successo lì sopra con le gomme? Questi sono già i tempi dell'episodio 0 che avete già visto. Vi lascio il link qua. Dove pensi di esserti posizionata? Abbiamo due blocchi. Blocco 2 minuti e blocco 1 minuto e 50. Allora, c'è da dire che una certa me la discesa, la catena si è incastrata, quindi ho fatto tutta la discesa senza pedalare. Si è incatricchiata, come direbbe il buon Magrini. Si è incatricchiata. Quindi ti direi qui. A metà proprio. Sì. Spero. Quindi il tempo è... Intanto... Il tempo è di... 1 minuto 50, non mi ricordo più. Ah,
Aspetta, ce l'ho sul telefono. Stop un secondo. Aspetta, ah, è già partito. Abbiamo detto 58 secondi, punto 7 decimi. Attenzione. Davanti, come proprio le aspettative, davanti a noi, anche a me. Tempone, senza pedalare. Poi. Senza pedalare. Esatto. Scriviamo no chain. O chain. No. Chain. No chain. No chain. No cinesi. No cinesi. No cinesi. No cinesi non piace. Torniamo in studio. Senti che casino. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, l'ospite anche, spero vi sia piaciuta l'ospite, che la supporterete nelle sue prossime gare. Noi gli diamo un in bocca al lupo per questo non trittico, questo duo di gare che ha in fila tra Tre, c'è anche l'italiano. C'è anche l'italiano. E in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Con magari avete già capito anche chi. Ciao. E si chiude così.